Sì, sono con Piero Merli, il presidente onorario degli Amici della Lirica del Teatro Verdi di Pisa, ma a parte, carissimo amico, questo ragazzino di 80, 4. 84 anni, che ce ne fossero dei miei coetanei con la sua testa e la sua vivacità. Vabbè, comunque questo sorvoliamo, però fondamentalmente Piero è, si può dire, la memoria storica del teatro, perché naturalmente non solo come appassionato d'opera, non solo come esperto conoscitore di voci, di titoli, eccetera, ma anche perché la tua storia col teatro è una storia antica, Sì. diciamo familiare. Ci racconta, Familiare. raccontaci un po'. Familiare perché dal babbo di mio nonno che abbiamo tramandato i figli, i nepoti e tutto, fino ad oggi che io sono sempre ancora in In teatro teatro. e quindi una discendenza abbastanza Lunga, lunga. lontana nel tempo, Sì, perché si occupavano dei vari settori la tua famiglia, no? Mi dicevi si erano. interessavano del Teatro Rossi, come si interessavano del cinema Teatro Italia, e Quindi tutti quindi gli spazi il alternativi, diciamo. Politeama Pisano, perché avevamo anche il Politeama Pisano, che era un teatro che si faceva anche attività estive, Ah, perché si certo. apriva il Ah, tetto certo, e quindi quindi si durante faceva, l'estate si durante faceva. l'estate si poteva fare attività anche lì. Quindi loro si occupavano, la tua famiglia si occupava della biglietteria, si Della occupava biglietteria, del. si occupavano delle maschere oppure facevano loro servizio di maschere, accompagnare Certo. le persone. Perché qui in questo teatro di maschere ce n'era una che accompagna una a sinistra e una a destra che facevano tutti i parchi, perché i parchi erano padronali Ah, e ecco. quindi non c'era bisogno, quella andava alla priva al parco. Certo. Perché il palco era, diciamo, di proprietà dei Di proprietà palchettisti. della Però famiglia, del quando i palchettisti, palchettista. per esempio, non ci avevano voglia di venire a teatro, i palchi restavano vuoti. Restava, Oppure. no, venivano anche, Casualmente venivano venduti dei casualmente, biglietti proprio venivano per. venduti e nessuno, la famiglia non sapeva Vabbè, per niente, e carità. loro come dipendenti sistemavano tutto. No, no, non c'è nessuno, Non c'è nessuno. nessuno, naturalmente non No, abbiamo non assolutamente aperto il abbiamo. palchetto, vabbè, Ecco. giustamente, perché è peggio un teatro E vuoto quindi che un con. teatro, no? Con dei palchi vuoti, Sì, certo, vedi. era in quel modo lì praticamente, non c'era il grande personaggio che ci vuole No, oggigiorno, no, certo. lì con poche persone. Però mi dicevi anche che quando era in mano agli impresari, non è che il Teatro Verdi fosse sempre uno spazio per la lirica, perché mi dicevi che c'era un pubblico abbastanza scarsino per questo tipo di repertorio. No, perché questo era esclusivamente, non ci facevi prosa. Facevi solo lirica in Facevi questo solito. teatro e più che altro c'erano due stagioni, la stagione invernale che sarebbe stata la stagione di non di quaresima, la quaresima si faceva nel periodo dell'opera, Dell'opera, ok. però veniva fatta anche un'altra stagione che era quella di carnevale, due Ok. Due stagioni stagioni, veniva ok. fatte, perché poi il resto del teatro veniva chiuso, Ah, ho non capito. serviva per altre attività. Ma quando c'era per esempio la passione per il varietà, tu mi raccontavi che ogni Dopo tanto. guerra, Dopo guerra, è a successo. teatro È è successo diventato. Casamicciola proprio. Cioè, proprio è successo l'ira di. Cioè, come. Che succedeva? C'era poca gente all'opera, allora si C'era diceva, poca vabbè. gente. Allora stasera magari c'era la Bohème. No, no, stasera quanti ce n'è? No, sì. Prima di tutto, presente, perché qui c'era l'Americani allora. Ah, Era il quindi è teatro teatro. occupato dall'Americani, perché nel periodo della Liberazione questo teatro entrarono gli americani e se lo possessarono loro. E tutto il bianco che vedevano, il beige anzi, veniva tinto tutto di giallo perché non portasse insetti, mosche e zanzare, loro non lo volevano vedere. E quindi tinsero tutto di giallo il teatro. Oi, oi. E allora, tenendo loro il teatro, c'era qualche impresario che veniva e faceva un po' di attività, volevano fare delle opere. E loro, magari la sera non gli stava bene, vedeva che c'era poca gente, mandavano l'opera a
al Cinema Teatro Italia. Cioè partivano armi e bagagli, pubblico, allestimento, cantanti. Al Cinema Italia. Che era dall'altra parte dell'Arno. Dell'Arno, in Corso Italia. In Corso Italia, dove c'erano le passerelle perché i ponti erano stati tutti distrutti. Dove ora c'è... Quindi c'era questa compagnia della Boemia che attraversava... Ora lì c'è Veneto. Però mi dicevi, i ponti erano crollati. C'era una passerella. E con la gente, quindi i costumi, tutti, immaginate questo carro di Tespi che attraversa l'Arno per fare l'opera da un'altra parte. E nello stesso tempo qui, allora diceva, allora stasera qui facciamo box. La box. Tipico posto per fare la box. Spucilato. Veniva fatto spucilato in palcoscenico. Gli americani mezzi matti vedevano il pugilato e quindi andava avanti. Quindi senti, c'era pugilato, c'era naturalmente avanspettacolo, c'era varietà, c'erano donnine allegre. Sì, e sì. Questo a seconda di quanto pubblico poi veniva per loro. Che cioè, poi, l'opera non c'era piano nessuno. Piano poi gli americani lasciarono il teatro. Meno male, cioè, è rimasto questo giallone. Lasciarono il teatro e su e principiarono allora veniva fatto... arte varia, c'era varietà, oppure e piano piano iniziava le compagnie di prosa. Ecco, abbiamo iniziato anche la stagione di compagnie quindi di prosa. Quindi a poco a poco il teatro è ritornato teatro. È ritornato luogo, diciamo, facendo la stagione di Quaresima, sempre di Quaresima. No, è finita la stagione di Quaresima quando abbiamo fatto l'ultimo restauro del teatro. E quindi è sparita la stagione di Quaresima perché dicevano che, no, che non si trovava, no, non trovavamo i cantanti, i nomi da poter fare a fare attività. E allora, facendo fuori dal periodo di Quaresima, c'era la possibilità di trovare anche dei cantanti. Dei gruppi di giro, di farci. Perché poi era appannaggio degli impresari all'epoca, diciamo, non è che c'era una direzione artistica, non c'era un... C'era una commissione teatrale nominata dal comune. Ok, però diciamo le prove erano quasi sempre compagnie di giro. Sì, come ora il presidente è il sindaco, e come a quei tempi era il presidente, era il sindaco. Certo. Poi veniva nominata una commissione teatrale, e questa commissione teatrale veniva col suo presidente, veniva dato mandato di fare, di scegliere. E fra questi, fra le tante voci, insomma, dall'alto dei tuoi 84, se possiamo dirlo, perché arrivarci alla tua intelligenza, alla tua memoria, alla tua, diciamo, freschezza anche, diciamo, di ricordo, eccetera, tu si può dire ti sei, come dire, passato alcuni tra i nomi più prestigiosi, perché una delle caratteristiche, poi, se vogliamo, del Verdi è che è stata anche fucina di cantanti che poi i cui prezzi sarebbero diventati talmente proibitivi dopo che venivano a debuttare. Venivano a debuttare, oppure a scaldarsi anche dei titoli. Venivano, per esempio, quando è venuto Corelli, e Corelli ha detto: io vengo a farvi il Turandot prima di andarla a fare alla Scala di Milano. Quindi, come dire, si scaldavano i muscoli qua, e questa è una cosa però e quindi bella era una fucina di partenza. Certo, certo. Il mio mistero ha chiuso in me, il nome mio adesso ne saprà. Yeah.
tutti tremavano per cantarti, perché c'era il loggione, il famoso loggione, la gente aveva paura del loggione. Un po' come quello di Parma, diciamo. Sì, aveva paura. Beh, perché poi, come sempre, l'opera è un genere, diciamoci la verità, popolare, dove ci sono passioni, si andava ai tempi gloriosi a teatro come si va allo stadio. Quindi quando cominciano a dire che l'opera è un genere, no, per ricchi o per snob, cioè, quando mai? Cioè, se la gente si accapigliava, no? Ma questo già ai tempi del periodo barocco, perché la gente si metteva ammazzate. Perché ora... L'ingresso dei logionisti è qua, si entra normale come, ma prima era nella stradina qui laterale. Separatissimo da tutti, assolutamente. Che dovevano farci, c'era una scala tipo a chiocciola. Sono le corse poi per salire su, perché i posti non erano numerati, quindi arrivava... C'era le panche. Esatto, questo me lo ricordo anche quando facevo... Ma infatti erano tutti magrissimi. E la barcaccia, e chi voleva proprio lassù in alto, che era la barcaccia, tutti volevano il posto centrale. Faceva la corsa per quello. Senti, comunque sono venuti appunto grandissimi, sia prima della guerra che nel dopoguerra. Quindi la tua memoria, diciamo, di appassionato e di cultore dell'opera ti ha messo proprio a confronto con artisti che, insomma, hanno fatto poi la storia della lirica, insomma, no? Pensiamo prima di tutto, ricordano quest'anno i 40 anni della morte, ma Maria Callas è venuta. Sì. Allora, raccontami un po', che cosa è venuta a fare e cosa ti ricordi? Maria Callas è venuta a fare Tosca, insieme con il livornese Galliano Masini e Afropoli. Beh, stupendi, tutti e due, cioè tutti e tre un tris. Era un tris, sì. In ogni modo c'era un impresario che aveva preso quel tempo, la stagione di Quaresima, con pochi mezzi e si è trovato a avere il teatro mezzo vuoto. Con la Tosca della Callas. Con la Tosca mezzo vuoto e quindi non c'aveva la possibilità di pagare questi cantanti. Con i soldi della vendita dei biglietti. Con la solita, perché era quello anche il discorso. E quindi... Quando la seconda recita, che era un matinée, la Callas, lui, Galliano Masini, va in camerino dalla Callas e gli dice: Oh Maria! Maria, ti hanno pagato? Lei dice: Sì, sì, allora stasera Cavaradossi non muore, perché io da quest'atto io non canto. Perché non era stato pagato. Non era stato pagato. Masini non pagato e la Callas immediatamente invece. Siamo stati quasi un'ora a aspettare che arrivassero questi soldi, perché il sindaco a quei tempi era Italo Margagna e andò presentandosi come garante che avrebbe sistemato la faccenda se l'impresario non avesse pagato, però lui stesso avrebbe sistemato il suo onorario. E quindi di domenica le banche chiuse, non sapevano come fare. Girarono tutti i cinema di Pisa per accumulare i soldi. Per pagare, che non doveva essere proprio economicissimo, Masini, perché Masini a quell'epoca era più importante della casa. Figurati. E quindi arrivarono a accumulare questi soldi, però li disse, li portò. Il sindaco gli disse: Ti faccio un assegno. Gli faccio un assegno. E invece lui disse: No, io non voglio la carta, io voglio soldi sonanti e ballanti. Eccoci qua, tanto per essere chiari. E quindi. Pochi maledetti e subito, come si dice in giro. E quindi li furono dati, e quindi abbiamo portato a termine questa Tosca. Col sindaco un pochino. Col sindaco che disse: Ricordati, finché sarò sindaco io a Pisa, tu non canterai più. Mai più in questo. Però mi dicevi che Galliano Masini veniva sempre a sedersi in ultima fila di platea per ascoltare, per criticare, infatti anche la sera che Corelli debuttò
In Turandot. Turandot, lui venne a sentirlo perché voleva sentirlo, però aveva un occhio di riguardo perché in quanto il socero di Corelli era amico di Galiano Masini e Galiano Masini a quei tempi si trovava in ristrettezze e il socero l'assordava e quindi, e quindi fu questo una è il teatro, specie... non è quello che sta sul palcoscenico. No, il dietro le quinte è molto, ma molto più teatrale. E di quello quindi che fu una cosa... Ma poi voglio vedere se poteva parlare male di Corelli in quegli anni che debuttava alla Turandot, cioè il più grande Calaf che sia mai, cioè uno dei più grandi almeno per me. Insomma, senti, comunque ci sono stati naturalmente, successivamente è venuto Pavarotti, è venuto Cappuccilli. Sì, quindi, Pavarotti e Cappuccilli le portò. Sì, le portò perché allora c'era un accordo col teatro di Firenze, col Maggio Musicale c'era un accordo che doveva prendere, cercare di aiutare i teatri di provincia piccoli, della certo. Toscana, doveva cercare aiuto. Allora lui portò questo Rigoletto. Da Firenze. Ecco perché noi abbiamo fatto questo Rigoletto. Questo Rigoletto perché con un giovanissimo Pavarotti, perché parliamo inizi anni 60, era giovane, quindi con un giovanissimo Pavarotti e un giovanissimo Cappuccilli, quindi immaginatevi che cosa doveva essere quella serata, insomma. La donna è mobile, qual più bel vento, muta da cieco e di pensiero. Sempre un'amabile, nel quadro viso, in pianto e riso, e menzognero. La donna è mobile, fa più malvento, muta da cento, e di pensier. Quindi diciamo un teatro che ha una storia straordinaria dal punto di vista anche di ospiti, anche di titoli, perché poi insomma ha affrontato coraggiosamente anche dei titoli abbastanza desueti. Infatti noi, ora io sarto una cosa, che noi come associazione Pisani Amici della Lirica, che ha 45 anni, non è insomma abbastanza... Beh insomma c'è una bella storia. Quindi noi abbiamo creato un premio. Oh, vedi. Che si chiama Campanile d'Oro della Lirica. Oh, bello. Questo Campanile d'Oro della Lirica è stato assegnato tra i maggiori, si è dato a Cappuccilli, l'abbiamo dato allora Cappuccilli. Poi l'abbiamo dato a Zan, no. No, l'abbiamo dato a una donna, alla cosa, alla Ricciarelli. Ah, la Katia Ricciarelli. Aveva iniziato, che vinse il concorso. Il Verdi, come Verdi. No? Beh, quando aprì la bocca la Ricciarelli nel 72 usciva l'oro da quella bocca, mamma si è data a lei. Mi ricordo. Voci nuove della lirica, ti ricordi? Alla Rai, mamma mia. L'abbiamo dato all'altro baritono. Buson. A Brusò, abbiamo dato a Brusò, e in ogni modo l'ultimo è stato dato al direttore d'orchestra, a Muti. Ah, beh, Riccardo Muti, caspita. Senti, ci sono delle voci pisane meravigliose, insomma, cioè mi viene in mente Mario Filippeschi, che è sempre stato un tenore, forse che è nato un po' in un momento stritolato anche da quei grandissimi di Stefano, è un pochino precedente come generazione, però diciamo di Stefano, Del Monaco, Corelli, cioè questi big giganteschi. Ma... E poi c'era questo strepitoso tenore che aveva una facilità negli acuti, è stato fra l'altro uno dei primi che ha recuperato il ruolo di Arnoldo del Guglielmo Tell. Tu te lo ricordi Mario Filippeschi? Sì, ho sentito il coso il Trovatore. Figurati, lo facciamo un Do della Pira infinito, no? Cioè, finito. Alla fine c'è una cosa, vabbè, a noi il ci piace anche un po' lo stadio, diciamoci la verità. Come l'ha abbasso fatto? La filologia, no, non è vero, non è abbasso la filologia, però insomma ogni tanto, no, un bel acutone, no, ogni tanto ci vuole, dai.
No, no, lui aveva uno squillo pazzesco. Aveva cantato anche la Norma con la Callas, il disco famoso, sì, con la Stignani, mi pare. Stignani l'aveva fatto. Ha una bellissima voce pisana. C'era anche Borsò, l'ha fatto. Ah, Umberto Borsò, come no? Ma Umberto Borsò faceva il Conte di Luna, naturalmente. Scusami, lui era tenore però, no, Borsò. Sì, tenore, scusami, hai ragione. Sì, quindi faceva. Però tu mi dicevi, Borsò era un tenore che veniva però dalla... Cos'era? Un operaio della Piaggio? Era un impiegato della Piaggio, un impiegato non della... un operaio. Ah, un lui era ragioniere. Ecco, figurati. Lui era ragioniere e si impiegò alla Piaggio perché... Sì. Era una famiglia di tanti, tanti fratelli, sì. E lui era tra i maggiori e quindi doveva ancora può sostenere la famiglia, certo. Ancora Umberto è sempre insegna a Roma. Ah, ecco, ma senti, Umberto Borsò fece, mi dicevi, il suo debutto a Pontedera, se non mi sbaglio. Il suo debutto a Pontedera con la Caniglia. Quindi la Caniglia, la storica Caniglia, cantante naturalmente. Che era diventata una canaglia, poverina. Perché, poverina? Perché era finita. Ah. Carine, ma veramente gentili proprio. Gentile. Però dai, no, devo dire che è stata una grande. Grandiosa, grande, questa voce grande, di bronzo grande, pazzesca. Grande. Soprattutto poi i primi anni la Caniglia era strana perché aveva anche questa coloratura, faceva una traviata meravigliosa. Poi si è un po' persa in un gusto, diciamo, un po' più verso il verismo, diciamo, sì. Cioè, interpretava anche Verdi, ahimè, con un gusto un po' verista, per cui, però mi ricordo le prime registrazioni degli anni 30, una sua violetta pazzesca, e abbastanza rara da trovare, però ecco, mi ricordo parlando di Galliano Masini, come che citavi tu prima, quella famosa Forza del Destino, con lei in disco. Grande tenore di Fedora. Ah beh, lui faceva una Fedora pazzesca. Scaricatore di Porto. Pensate, di Livorno, non di Pisa, attenzione, cominciamo a mettere bene in chiaro. Si metteva il frac, era un signore. Certo. Però quando c'era la serata, la seratina nervosa, e che non andava, stecche e via. Ecco, che bellezza. Senti, parlando di te bambino col Teatro Verdi, o meglio, si chiamava già Teatro Verdi a quell'epoca. Sì, ecco. Tu hai visto, la tua prima opera era L'amico Fritz. L'amico Fritz. Ah, con chi l'hai sentito? Il 3. Al palco numero 3? Questo palco. Ah, pensa, quindi riuscivi a sbirciare anche dietro questo, le quinte. Certo, perché a questo palco, pensa te. Il 3. E quindi con la Ziani, no, la Tassinario, e Tagliavini, e Ferruccio Tagliavini. Quindi diciamo una coppia storica nella vita come nell'arte, che tu hai avuto la fortuna di sentirli, fra l'altro appunto in un'opera che è stata molto... Sul campo di battaglia. Campo di battaglia, assolutamente. Sul bondi d'un gaio rosignuolo, la voce mi svegliò. Che dite voi? Mi piace.
Quindi voglio dire, è una terra anche generosa come Sì, voce, una terra generosa come. certo. E poi mi parlavi, senti, che c'era questo baritono che ha avuto una breve estate, poverino, che si chiamava Vasco Vasco Carminiani, una Carminiani. grande voce baritonale, Raccontami un po' chi era questo. che c'era Era un operaio della Tittaruffo, un Ricci operaio di Arginone, Arginori. che Tittaruffo era innamorato di quella voce, diceva: Pensa te, superiore a me, tu a te. Pensa a te. sarai un grande, grande baritono. Però era una bestia d'uomo. Ecco, una bestia d'uomo vuol dire una bestia d'uomo, nel caso volessimo parlare per metafore, cioè, voglio dire. Una Non bestia d'uomo era perché era antimusicale, perché antimusicale, no, 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 non faceva né un duetto, né un terzetto, né un concertato, non arrivava a farlo. diciamocela Cantava chiaramente, lui e la basta. bella voce senza la musicalità ha meno fortuna di una brutta voce con musicalità. Certo. Perché voglio dire, a un certo momento, se tu sai il solfeggio, sai cantare insieme, cioè Certo, e come? voglio dire, anche se non hai una voce baciata da Dio, hai più chance che non avere una voce baciata da Dio, ma se sei una capra che non sai manco il solfeggio, che è un'opzione per te, tre quarti, quattro quarti, chi se ne frega, è chiaro che c'hai vita breve, perché poi un direttore d'orchestra ti caccia fuori, nonché i colleghi pure. Perché mi dicevi questa storia con Emidio Thieri, no? Questo direttore Sì, d'orchestra che era che abbastanza si arrabbiato. presero. Si presero e disse: con me te, anzi, ti rovinerò la tua carriera. Carino, succede anche questo, tra il podio e il palcoscenico, no? Io Sì. ti rovinerò la carriera, e poi ha detto o tu o io, no? E Ah, se sì. ne andò poi il direttore d'orchestra. Se ne andò. Ma questo Carmignani ebbe vita, cioè ha vita artistica Ha breve. avuto la sfortuna della guerra, che c'è stata la guerra, quando nel 1946 ha riniziato a cantare, ha cantato poco. E poi è diventato cieco, Ah, povero. diabete, insomma, Vabbè, un perché macello, poverino. si è Ma rovinato piano poi non ha piano. avuto Non anche aveva un minimo di fortuna, neuroni che potessero aiutarlo, nulla, no. certo, povero. Comunque, insomma, voglio dire, tu sei stato Io qui testimone di lui una storia veramente. ci ha fatto un Rigoletto e un Barbiere di Siviglia. Ma tu potresti dire qual è lo spettacolo che ti è piaciuto di più in questi anni? Parlo di uno spettacolo che hai visto qui, perché poi tu sei stato un giramondo, sei andato a sentirti cantanti per tutto il mondo, direttore d'orchestra, Ah beh, quindi è chiaro che quello hai una tua no, esperienza poi di appassionato, certo. indipendente, diciamo, da queste mura felici del Teatro Verdi, però diciamo uno spettacolo che ti ricordi o qualche spettacolo che ti ricordi di più, un'emozione, una scoperta, una voce, uno spartito anche, magari di un'opera che non conoscevi, che ti ha fatto fare un salto sulla sedia dicendo: cavolo, che bella opera. Beh, praticamente come opere qui a Pisa, di nuove che io non avevo mai visto, ce ne sono state poche nel mio periodo Sì, di vita, certo, perché ce erano ne opere sono più più tradizionali tradizionali che io me le sono dovevano. viste tutte fuori, Certo. magari sentendo dai miei, da mio nonno, da mio babbo, da mia zia, sentivo: questa è Dei stata una titoli, grande sì, opera. ecco. Per esempio, un'opera che io mi sono sempre preso con mio padre. È stato il Marat, che io non lo sopporto. Il piccolo Marat di Mascagni. Di Mascagni, che io per me è un'opera. Io Insopportabile. Questo non lo diciamo ai livornesi perché mi sennò poi sono succede una guerra. portato, mi sono. No, io l'ho detto alla sua nipote, gliel'ho detto a tutti. Ah, ok. Vabbè, allora abbiamo già Quando mi bypassato. chiedevano, quando mi chiedevano, signor Merli ci deve aiutare a Pisa, le opere, bisogna cercare. Che Piccolo opera Marat. volete fare? Piccolo Marat, per Mai, dove deve l'amor stare di sul mio Dio, corpo? una cosa pazzesca, una cosa Non è pazzesca. forse fra le sue più riuscite, diciamo. No, Ecco. Quindi, no, no, quindi, no. ed è strano perché è una cosa che mi ricorda a me mio nonno, per esempio, che potrebbe aver avuto Sì, l'età di tuo. diventava matti. Per Diventavano matti per un un repertorio repertorio, che no. no, un verismo sconosciuto. Sì. A parte, voglio dire, mio nonno c'aveva la passione, non è un'opera verista, però c'aveva questa passione per la Lorelai, che è un'opera dei catalani Ah, la Lorelai, interessantissima. sì, molto. Stiamo parlando di Lucca, Sì, beh, di stiamo parlando Lucca. bene di Lucca, mi Cioè, raccomando. Lucca, no, no, E mio no. nonno mi diceva: a me che ero bambino, nipotino, mi diceva: non sai quanto è bella la Lorelai, la danza delle ondine, tutta una Sì, serie di sì. cose. E quindi avevo questo nonno, io ho questo ricordo di un nonno innamoratissimo della Lorelai. La Lorelai non è che si fa più tanto spesso, No, purtroppo. no, Cioè, ma per certe opere che erano niente. gettonate negli anni 20, negli Catalani anni. proprio nel dimenticatoio. Diciamo che quindi.
già da un po' di tempo, però diciamo dagli anni 70-80, direi, il Teatro Verdi è anche una fucina di titoli molto particolari, molto preziosi, no? È stato Sì, fatto Parì d'Elena di Gluck, è stata fatta l'Ascesa e Caduta di Mahagonny, è stato fatto l'Opera da Tre Soldi, c'è stata anche un'attenzione a un repertorio contemporaneo, grazie anche a Opera Studio, che è stato poi bravo, una fucina l'Opera di. Studio, una È fucina. stata una fucina di talenti giovani Sì. che poi hanno cominciato a fare carriera. Parlavamo prima di, appunto, di Carmignani, questo tenore capra, questo baritono caprone, purtroppo, cioè nel caprone, nel senso, non voglio dire dispregiativo, né voglio No, dirlo no, contro no, no. naturalmente le capre, però insomma, Rustico, rustico, ecco, diciamo, rustico. che purtroppo con questa sua assenza totale di musicalità sprecò il dono naturale che aveva di questa voce Sì, bellissima. ci aveva. Ed era considerato un grandissimo da Titta Ruffo. Sì, E su molto. Titta Ruffo io direi che dobbiamo aprire una pagina un po' a parte su Titta Ruffo e direi di vedercela, chiacchierare questa un pochino su Titta Ruffo in mezzo ai cimeli di Titta Ruffo, perché il Teatro Verdi ha nella parte alta del teatro una parte museale che espone i costumi di questo grandissimo, straordinario baritono che è nato a Pisa, Donati dalla famiglia. donati dalla famiglia, e abbiamo i cimeli, abbiamo i costumi, Sì. abbiamo gli spartiti, abbiamo anche delle caricature molto belle, però credo che sarebbe carino parlare di Titta Ruffo in mezzo alle sue cose. Che dici? Certo. Andiamo su? Sì. Andiamo su.